Il Pescara ha fatto una grandissima partita, anche se secondo me farà una tiratina d'orecchie perché al pronti via non l'hanno ascoltata, perché ieri in conferenza aveva detto la Juve Stabia partirà forte, dobbiamo farci trovare pronti. Sì, è Detto bene? stata una partita difficile, complicata, perché dall'altra parte c'era una squadra reattiva, forse nel primo tempo più reattiva di noi sulle seconde palle. Tant'è vero che una volta trovato il vantaggio, comunque abbiamo iniziato a giocare e sulla fase di possesso c'eravamo, ma avevamo sempre la sensazione che sulle transizioni, sulle seconde palle facessimo fatica ad arginare la loro intensità. Nel secondo tempo è stata un po' più combattuta, ma comunque la squadra è stata bene in campo e ha saputo sfruttare le occasioni e poteva anche, insomma, essere ancora più incisiva, perché ogni tanto pensiamo che magari per realizzare un gol ne dobbiamo creare diverse di opportunità e lì diventa una mancanza, anche perché non è sempre possibile creare. Però la risposta è stata estremamente positiva in un ambiente del genere contro una squadra come la Juve Stabia, perché non è assolutamente scontato e facile venire a fare punti qui a Castellammare, per cui nota di merito alla squadra, anche se poi c'è sempre, come si dice, tanto da migliorare in tante fasi. Tra poco le dirò anche del pareggio del Catanzaro ad Avellino dopo che era 2-0 dopo pochi minuti, ma glielo dico dopo. Volevo sapere la sua sul gol subito in apertura. Che errore è stato fatto? Sono stati nettamente più reattivi. Sulla seconda palla lì siamo andati prima un po' così molli su un duello dove Maselli mi sembra sia riuscito ad entrare o ad uscire da una situazione complicata in dribbling, e poi questo 1-2 ci siamo fatti beccare. Quindi, ma in realtà secondo me siamo partiti con un handicap, nel senso che non siamo partiti con l'elmetto in Come diceva testa, ieri. come dicevo, e ci siamo fatti sorprendere dalla loro intensità, dalla loro voglia di portare a casa il risultato. Poi nel Poi. secondo tempo, quando la Juve Stabia stava provando a rimettere un po' pressione, ha messo dentro Kraaij e Aloj, ha messo dentro tante energie, lì la partita sostanzialmente è finita per la Juve Stabia. Ma finita, insomma, anche all'ultimo secondo abbiamo concesso una ripartenza che non dovevamo permettere, però sicuramente l'innesto a centrocampo di questi giocatori ha dato più solidità, ha dato sicuramente più fisicità e abbiamo sofferto meno rispetto a quello che abbiamo sofferto soprattutto nella fase di non possesso, perché devo dire che nell'altra fase, quella di costruzione, di sviluppo, abbiamo comunque fatto anche nel primo tempo, creato diverse opportunità e dobbiamo migliorare anche le scelte della rifinitura, perché due volte siamo arrivati sul fondo qui sulla nostra sinistra e c'era un uomo a rimorchio e abbiamo magari peccato in qualità nella scelta. Ecco, quindi lì dobbiamo sicuramente analizzare e migliorare. Le ultime mie due rapidissime prima di una domanda da studio. La prima è questa: quanto è difficile ora scegliere tra Milani e Crescenzi dopo la partita di Milani di questa sera? Secondo me è il migliore in campo. Ma io credo che ci siano diversi dualismi, chiamiamoli così, dove diventa difficile scegliere, ma ben venga, cioè, alla fine credo che un allenatore voglia questi problemi, anche perché se poi è un gruppo intelligente sa che quando viene chiamato in causa è il momento di poter mettere in difficoltà l'allenatore. Catanzaro 2-2. Non è facile per nessuno, ovunque, poi con l'Avellino sappiamo quanto sia difficile. Io non vedo partite scontate né con una squadra con il nome meno altisonante né con squadre di per sé già blasonate, quindi è veramente complicato. Una domanda da studio e lasciamo il tecnico Colombo. Fabio. No, io mister, al di là dei complimenti che chiaramente sono dovuti perché è stata una partita difficile portata a casa alla grande, le vorrei fare una domanda su Palmiero. Quanto c'ha, secondo lei, di margini di crescita? Perché io me lo ricordo quando era stato qua prima, un giocatore un po' più pimpante, un po' più brillante. Non so se lei, che lo vede tutti i giorni, pensa che sia al top della condizione o possa ancora crescere. Sì, ha dei, credo, dei margini comunque a livello fisico notevoli di miglioramento o probabilmente, conoscendo anche le sue caratteristiche, forse gli chiediamo qualcosa che in questo momento non sempre riesce a fare, nel senso che è molto aggressivo sul play avversario, come noi vogliamo lavorare play su play.
però magari fa un po' più fatica nel rientro e nella gestione poi delle seconde palle. Questo magari è un lavoro che in questo momento lui alterna in senso positivo, altre volte meno. Però è un giocatore che deve e può crescere, soprattutto dal punto di vista fisico, ma lo sapevamo perché non ha svolto una preparazione completa, e quando lavori a parte per tutta l'estate, poi insomma, i postumi te li porti per qualche mese ancora.